Finalmente è arrivato in stato e tutti sono nudi, c'è il sole, si va nel mare, nella piscina, eccetera, e tutto è fantastico e si fa i grigli. Si va fuori, si fa la pizza, si fa i grilli e le cose. Ma se tu sei un pigro e tu non hai lavato i grilli l'anno scorso, allora sei fattuto. E prima, perché qui c'è i batteri e le cose, si deve lavare. Metti la cosa e lava e poi metti l'acqua e tutto. E poi finalmente metti i grill nel massimo fuoco e poi l'acqua evaporano e c'è un grill pulito. Allora, finalmente c'è stato, tutti sono nudi, eccetera, eccetera, e si fa la cosa nel grill. Minchia, questo è il collo di un porco. Come si dice? Collo di un maiale. Forse c'è un nome in italiano, ma voglio dire questa parte qui nel porco. Tagli a pezzi grossi e aggiungi la cipolla in polvere e il polvere di aglio e un po' di peperoncino. E qui c'è il soia scura, e la soia scura ha molto umami e molto sale, c'è molto sapore. Allora stai tranquillo, non metti troppo, ma trova una buona soia. Un po' di zucchero scuro e zucchero muscovado, per esempio, come quello qui, o quale cazzo zucchero vuoi usare, va bene tutti i zuccheri, così. Quello un po' secco il zucchero, ma fa niente, la cosa qui, l'acqua dentro qui fa morbido e buono. E tagli questa parte qui di un ananas. E ci sono tanti metodi per rimuovere la polpa del frutta. E io taglio un croce così, tanti croci così, così, e poi uso un cucchiaio per rimuovere le cose. Ma tu fai come cazzo vuoi, ma vogliamo un buco dentro qui e la mettiamo il carne dentro il buco. Così, mettiamo molto forte come un pene in un cazzo, così. E adesso spucciagliamo l'ananas. Alcuni spucciano prima di fare tutte queste cose. Io spuccio nel fine, perché se tu fai nel prima, allora c'è un risico che tutto va a fanculo quando si entra il carro, si romperà tutto. E quello picchi le macchie qui, quelli scuri, questo vogliamo rimuovere. Si può fare con precisione chirurgica così, o semplicemente tagli fuori, fa come cazzo vuoi. È rimasto sempre i macchie scure. Se tu non tagli tutto, ma se tu tagli tutto, ci sono i buchi profondi dentro l'ananas, si diventa affanculo tutto. Allora stai tranquillo, fa niente se c'è un po' di quelle macchie qui, va bene. E questo è il bacon, ma va bene pure la pancetta. Ma trova una pancetta affumicata e salata, se tu trovi. E va bene, e tiriamo così, a tutto così, fino a fondo così. Guarda qui che bello è, con la buona pancetta o bacon. Non so in Italia se si dicono bacon o se si dicono pancetta per tutto. Questo io ho visto in Italia che se tu vuoi dire salsiccia, questa non italiana, questa più di merda, allora si dicono Wurster, non mi ricordo in italiano, ma pure i Wurster è una cosa, è una salsiccia per definizione, penso. Continuiamo. Metti bastoncini al dentro di ananas, perché la pancetta si ridurrà quanto si cotta, si fa cottura, come si dice, la cottura. E allora forse si cada. Ma senti,
calore indiretto. Io ho messo qui nella destra il fuoco, nella sinistra non c'è il fuoco, là c'è solo la caldezza. Allora, e là mettiamo il ananas. Tranquillo, guarda che bella natura, c'è un animale che va a scopare un altro animale, forse, non lo so se è una maschio o una donna, ma fa niente, si può scopare come si vuoi. Guarda, non lo so come si chiamano questi animali in italiano, ma belli sono, così arrabbiato, molto arrabbiato gli animali. E adesso lavi il coltello, perché adesso tagliamo le cose fresche che mangiamo, non vogliamo il carne dentro la insalata, così. Tagliamo, eppure torna la cosa così. E tagliamo il basilico, un po' di olio di sesamo uso, ma tu puoi usare un buon olio di oliva, va bene, sei italiano, fai come cazzo vuoi. E questi pezzi qui, nel centro di ananas, dal centro dell'ananas, sono un po' duri. Alcuni buttano fuori, io mangio. Io non butto il cibo, ma tu fai come cazzo vuoi. A volte si devi leccare la figa, anche se se tu non vuoi leccare la figa. A volte si fa le cose che non si piacciono perché ne vale la pena, ma se lo odi, non farlo. Va bene? Allora, è la stessa cosa qui. Se tu odi la cosa in centro dell'ananas, quello più duro, pezzi, allora butto, fai come vuoi, io mangio e va bene. Scorza di lime, succo di lime e c'è la insalata agrodolce e buona. E tranquillo, senti, tu devi tornare il carne così, perché quanto ho detto prima, la caldezza è indiretta e se tu non torna un lato diventi croccante, l'altro diventi flaccido come un pene che non ha mangiato questo cibo. Allora torna così, va bene. Adesso c'è il tempo per il riso. Il riso non è normale, non è comune fare nel quanto si griglia. Ma io ti mostrerò una cosa carina e buonissima che si può fare pure con il riso nel grill. Lava il riso prima, guarda quanto l'acqua non è bianca più e si è lavato abbastanza. Se tu non sai come si boia un riso buonissimo, allora vai nell'altro video con il porco schifoso, per esempio, il video che si chiama Porco Schifoso, il mio, e là ti faccio vedere come si fa, oppure pure il video di Mocci. Ma va bene, mettiamo abbastanza l'acqua, calore massimo, fuoco massimo, e poi quanto boiano si può abbassare il fuoco nel più lento, e fino a quanto l'acqua non sarà più dentro qui, quando tutto c'è nel riso, è pronto il riso, più o meno 20 minuti. E mettiamo dentro un stampo così. Se tu non hai un stampo giapponese come quello qui, si può usare un piatto come cazzo vuoi fare, ma fai pure i mani se puoi usare. Perché si può masturbare con i mani, si può fare quello con i mani. E friggi questi risi e c'è un superficie, come si dice, superficie molto croccante diventi, e dentro è morbido e buono, e guarda il carne, madonna ragazzi che buono è il carne, croccante e bello, madonna ragazzi, tira fuori i bastoncini, se tu non tira fuori diventi feriti il culo quanto fai la cacca dopo, allora butta nel fanculo e metti il cappellino bello, guarda qui che bello il cappellino, e quando hai finito di guardarlo il cappellino butta fanculo e taglia una fetta spessa bella e il riso croccante mettiamo qui e insalata di ananas buona con basilico e le cose. Questo è così fantastico e buonissimo che i cazzi volerano dal cielo, cazzo, minchia!
io lo so che tu non vuoi pagare forse, e va bene, tu puoi guardare i film gratis, e quasi tutti i film sono demonetizzati, allora forse non nemmeno c'è la reclama, ma va bene, questo non è un problema. Ma voglio dire, se tu vuoi mandare un po' di soldi, vai nel mio Patreon, ho messo il link dentro qui. Se non vuoi, va bene, forse vuoi una bella maglietta o qualcosa, allora vai nel mio negozio dove si può comprare le cose. E se tu non vuoi comprare niente, non vuoi pagare niente, va bene, ma fa niente, fai come cazzo vuoi. Non è, questo è, io piaccio a fare i cibo e i video, e non è un problema, come vuoi. Grazie tanto, forse ci sponsor una volta che mi pago un po' di cose, vaffanculo.